Sì, questa giornata fa parte di un progetto molto più ampio, che è quello della nostra, diciamo, disegno che abbiamo come ASL, cioè quello di far aumentare e di far crescere il nostro progetto di prevenzione rivolto alla popolazione. La prevenzione infatti è molto importante, perché permette di, come nel caso dello screening mammografico, di arrivare a individuare, a detectare la patologia prima che questa diventi manifesta, quindi nelle sue fasi iniziali, e permette quindi di evitare degli interventi di cura più complessi e più comunque che sono gravi per la salute della popolazione. Quindi questa giornata si inserisce in tutta questa nostra azione di promozione e di educazione, informazione alla popolazione di quelli che sono i corretti stili di vita per migliorare la propria salute, e anche tutte quelle azioni di controllo periodico, come quello dello screening mammografico, che permette di evitare appunto che la patologia diventi manifesta e quindi abbia un'influenza molto più grave sullo stato di benessere e di salute della popolazione. Questa iniziativa, come ha detto lei, ci abbiamo tenuto a diffonderla su tutta la provincia, perché è giusto che tutta la provincia abbia, di Alessandria, abbia la stessa possibilità di accesso a questi progetti di prevenzione, e tutta la popolazione venga informata. In questo abbiamo avuto il supporto e l'adesione a questo progetto da parte di tutte le associazioni, che sono fatte dalla popolazione proprio, che sono molto vicine alla popolazione, quindi per noi questa sinergia con loro è fondamentale, anche grazie alla loro capacità di arrivare, forse anche più di noi, alla popolazione con messaggi di salute e di prevenzione.